è una piazza un po' più fragile rispetto a quella che solitamente incontriamo in questi appuntamenti di Repubblica, a quella a cui io stesso sono abituato, più fragile, ma non meno importante, no? Anzi, forse proprio è una piazza che la prima immagine che mi viene alla mente guardandola è un'immagine molto antica della mia infanzia, quando da bambino guardavo in Friuli le bocca di leone spuntare dai muri di pietra. Siamo qualcosa del genere. Siamo un germoglio che deve resistere tra la pietra, senza acqua. C'è una frase molto bella da cui vorrei partire, che è una frase di Franco Basaglia, che ha dedicato la sua vita alla follia, alla cura della follia, al dolore estremo della follia. E Basaglia diceva che se la follia è un'esperienza del buio, e la follia è un'esperienza del buio, bisogna che noi impariamo a fare qualcosa del buio. E io direi che questa frase la potremmo mettere come incipit del ragionamento che vorrei fare oggi, che riguarda quello che ci è accaduto e quello che ci sta accadendo. E quello che ci è accaduto, che ci sta accadendo, è, in termini col lessico della psicanalisi, è un trauma. Ma non è un trauma ovviamente solo individuale, è un trauma collettivo. Cos'è un trauma? Nella vita individuale e nella vita collettiva, il trauma risponde ad alcune caratteristiche molto precise. La prima caratteristica è che il trauma assomiglia a un taglio. La nostra vita e la vita del mondo scorreva ordinatamente in una continuità. L'evento del trauma è un taglio che separa il prima dal poi, che introduce una discontinuità. È la prima caratteristica del trauma, accade quando si subisce per esempio un incidente stradale che mutila il nostro corpo, c'era una vita prima dell'incidente, c'è una vita dopo l'incidente, non è la stessa vita per certi versi, e accade nella vita delle città, nella vita della polis, nella vita collettiva, pensiamo all'11 settembre per fare un esempio molto noto, ma questo, quello del Covid, è un trauma collettivo di questo genere. La seconda caratteristica del trauma è che l'evento traumatico in quanto tale è inimmaginabile, impensabile, inaudito. Quello che è accaduto è nell'ordine dell'inimmaginabile, dell'impensabile, dell'inaudito, nessuno poteva immaginare potesse accadere. Il trauma porta con sé qualcosa, ci torneremo su questo punto, qualcosa che è nell'ordine dell'impossibilità di pensarlo come possibile, l'impossibilità di pensarlo come possibile. Abbiamo tutti negli occhi, no, le immagini delle nostre città deserte. Era impossibile immaginarlo. E nella misura in cui, terza caratteristica del trauma, il trauma è nell'ordine dell'inimmaginabile, non c'è difesa possibile dal trauma. Noi non possiamo difenderci dal trauma perché il trauma accade come un evento inatteso, inimmaginabile e inatteso. Ed è per questo, proprio perché era un evento inatteso, che non abbiamo avuto difese. Poi le cose si sono aggravate anche a causa, diciamo così, di una gestione politicamente, e parlo per esempio per la mia regione, la Lombardia, che è stata colpita a morte, diciamo, da questo virus, c'è stata una gestione cattiva
di questa esperienza, ma è indubbio che nessuno di noi poteva essere preparato a rispondere a quello che ci ha investito. Dunque c'è l'esperienza dell'inatteso, inimmaginabile, inatteso, impensabile. Ma l'ultima caratteristica del trauma, quella più importante, quella che ci riguarda veramente tutti, è il fatto che il trauma ci sposta, ci capovolge, ci ha ribaltati da una posizione di potenza a una posizione di impotenza. Tutti noi abbiamo fatto questa esperienza. Eravamo in una posizione di potenza economica, tecnica, scientifica, delle conoscenze, eccetera, eccetera, e il trauma ha ribaltato la condizione di potenza o di onnipotenza in cui credevamo di essere in una posizione di impotenza, in una posizione di inermità. Sono i bambini che di solito vivono questa esperienza di essere gettati in una condizione di inermità, impotente. Qualcosa ci ha sovrastati e ci ha gettati appunto nella inermità. Ho un fischio nelle orecchie. Lo sentite anche voi, non è un'allucinazione? Speriamo che si spenga in qualche forma, perché è molto fastidioso parlare con un fischio nelle orecchie. La condizione di alcuni miei pazienti è questa: parlano ma sentono fischi, voci nelle orecchie. Dunque, abbiamo detto che c'è una condizione di inermità, di abbandono. Noi siamo stati in questa condizione di inermità, di abbandono, sovrastati da un evento enormemente più grande di noi. Che cosa provoca questo? Cosa provoca il trauma nelle caratteristiche che ho descritto adesso? Non provoca paura. La nostra esperienza non è stata un'esperienza di semplice paura, è stata un'esperienza di angoscia. Qual è la differenza, lo dirò in modo grossolano, tra l'angoscia e la paura? Che la paura è sempre paura di qualcosa che è determinato, definito. Per esempio la paura nei confronti di una tigre che improvvisamente scappa dalla sua gabbia. E di fronte alla paura io posso rispondere in modo semplice, elementare, attraverso un moto di fuga. Nella paura l'oggetto è determinato e io ho la possibilità di allontanarmi dall'oggetto, di fuggire, di staccarmi, di separarmi. Questo virus invece è nell'ordine dell'angoscia. L'angoscia non ha un oggetto, si potrebbe dire. Diversamente dalla paura, l'oggetto dell'angoscia non è definito, non è localizzato, non è circoscritto. E se non è definito, non è localizzato, non è circoscritto, dove fuggo? La fuga diventa impossibile, perché l'oggetto, diciamo così, dell'angoscia è ovunque, è dappertutto. Con una complicazione. Questo virus, l'oggetto della nostra angoscia, è appunto invisibile, non ha un volto, è nell'ordine dell'ignoto, e questo solleva una antichissima paura, quella che Canetti definisce appunto la paura che l'essere umano ha nell'essere toccato dall'ignoto, toccato da qualcosa che è appunto sconosciuto, che non ha volto, che non ha identità. Per questo l'esperienza di questo virus è un'esperienza di angoscia collettiva. Non riuscivamo a definire l'identità del pericolo che incombeva su di noi, nemmeno la scienza riusciva chiaramente a dare un'identità alla minaccia che incombeva su di noi, e noi siamo stati dunque, abbiamo vissuto l'esperienza da una parte di una minaccia incombente,
e dall'altra dell'impossibilità di determinare l'identità di questa minaccia. È una condizione terribile. È quella che noi abbiamo vissuto collettivamente col terrorismo. Se ci pensate, in fondo il terrorista assomiglia al virus, il virus assomiglia al terrorista, nel senso che il terrorista come il virus come il terrorista si muovono al di là dei confini, al di là di ogni identificazione, sono tra di noi. Il virus è stato, è ancora tra di noi. E essendo tra di noi ha fatto saltare lo schema difensivo psicologico fondamentale che ci ripara. Qual è questo schema difensivo fondamentale? Quello che distingue gli amici dai nemici, i familiari dagli sconosciuti, i prossimi dai lontani. Questo virus ha fatto saltare questo schematismo. Come dire, l'amico, la moglie, il fratello, il figlio potevano essere i mezzi di trasporto del virus. La distinzione fondamentale tra l'amico e il nemico salta. Non siamo più amici contro il nemico. Il nemico si è infiltrato tra gli amici, non distinguiamo più gli amici dai nemici, anzi il mio corpo stesso, io stesso, pur non avendo sintomi, posso essere la cinghia di trasmissione del virus. Questa angoscia, la prima angoscia che abbiamo sperimentato, oggi farò una curva dell'angoscia, ci sono almeno tre angosce che noi abbiamo vissuto, questa prima angoscia è un'angoscia che potremmo definire persecutoria, cioè l'angoscia si fonda su una intrusione minacciosa e su un pericolo di malattia e di morte che questa intrusione ha comportato. Come ci siamo difesi da questa prima angoscia, dall'angoscia persecutoria, dal rischio del contagio, dal rischio della contaminazione? Ci siamo difesi attraverso il confinamento, ci siamo difesi chiudendoci nelle nostre case. I decreti governativi sono stati una misura politica, sanitaria, hanno imposto a ciascuno di noi l'isolamento per proteggere la nostra vita e per rallentare la corsa, diciamo, tremenda del virus. Abbiamo fatto esperienza del confinamento come recupero della sicurezza. Dunque l'angoscia persecutoria ci espone a un pericolo che è dappertutto, senza volto, senza nome, invisibile, pervasivo. Il confinamento ci salva. Il confinamento ci ha salvati. E qui si potrebbe fare e faccio una riflessione che secondo me è una delle cose più importanti che vorrei dirvi questa sera. Il confinamento ci ha salvati. Qualcuno potrebbe dire, qualcuno ha detto, qualcuno dice, a che prezzo? Al prezzo della rinuncia della libertà. Come dire, abbiamo scelto la sicurezza rinunciando alla nostra libertà. Non è questa la spia, diciamo così, di un rischio totalitario, di una svolta autoritaria, di uno stato di eccezione? Abbiamo sentito provenire questi discorsi dall'estrema destra e anche da sinistra, ahimè. E invece io ho scritto, ho detto in queste settimane, dove ho parlato a un pubblico schermico, diciamo così, non a un pubblico reale, ma ho parlato al mio computer in collegamento con diversi luoghi del nostro paese, del mondo. Ho sempre ripetuto questo pensiero. L'esperienza che noi abbiamo fatto del confinamento, del distanziamento sociale, del io resto a casa, non è stata un'esperienza di privazione della libertà. Abbiamo invece potuto fare finalmente, dopo una retorica durata decenni, della libertà intesa come proprietà individuale di far quel che si vuole, della libertà intesa come capriccio anarcoide,
noi abbiamo fatto per la prima volta dopo decenni un'altra esperienza della libertà, non della libertà come proprietà individuale, non della libertà come arbitrio, non della libertà come manifestazione della volontà dell'io. Noi abbiamo fatto esperienza alta, altissima. Cercavo di spiegare ai miei figli adolescenti che volevano uscire di casa e reclamavano giustamente il loro diritto alla libertà. Cercavo di spiegare che quello che stavamo vivendo era la libertà nella forma più alta della solidarietà. Abbiamo fatto cioè esperienza della libertà come solidarietà, non della rinuncia della libertà, ma dell'esperienza più radicale che si può fare della libertà, senza la quale la parola libertà è una parola vuota, senza solidarietà, direi anche senza fratellanza, e la fratellanza non è mai col fratello di sangue. La fratellanza è sempre con lo sconosciuto. Senza questa esperienza della fratellanza con lo sconosciuto, con l'altro che guardavo dalla mia finestra, non c'è salvezza possibile, non solo per il nostro paese, non c'è salvezza possibile per il mondo. E questo è uno degli insegnamenti più importanti di questo tremendissimo virus, che la salvezza o è una salvezza collettiva o non esiste salvezza possibile, che non abbiamo vissuto un'esperienza di compressione dei nostri diritti, come è stato detto e come si dice, e che lo dicano personaggi come Salvini e Meloni, questo fa una certa impressione. Non abbiamo vissuto un'esperienza di compressione dei nostri diritti, abbiamo vissuto finalmente un'esperienza della libertà come connessione con l'altro, sentirsi in connessione, sentirsi nel legame con l'altro. E questa è il modo in cui siamo usciti, diciamo così, dall'angoscia persecutoria. Abbiamo ridotto l'angoscia persecutoria al punto tale che alcuni miei pazienti sono guariti, per esempio, stando a casa. Andavano meglio, stavano meglio. In particolare un paziente delirante che io seguo da quasi 20 anni e sono per lui una specie di polmone artificiale. Viene, mi parla dei suoi deliri cosmologici, astrofisici, di una minaccia terribile a cui noi saremmo tutti sottoposti e lui in particolare. Improvvisamente mi dice: dottore, la mia vita è calma, tranquillo, nella sua casa, perché il delirio è diventato realtà e dunque lui si è svuotato dal suo delirio. Qual è il problema adesso? Che non vuole più uscire di casa, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Ma questo lo diceva molto bene Freud quando diceva che alcuni soggetti deliranti guariscono dal delirio quando si ammalano di un tumore. Come dire, la malattia allora diventa più reale del delirio, come accade a questo mio paziente paranoico che è stato alleggerito dal suo delirio da quando noi tutti abbiamo vissuto la realtà come delirante. La seconda angoscia in cui poi siamo tutti precipitati, perché nel tempo del confinamento abbiamo vissuto anche un'altra esperienza molto bella, secondo me, durata pochissimo purtroppo, di unità nazionale. Le bandiere, le canzoni, guardare dalla finestra, parlare col vicino a cui non avevo mai rivolto la parola fino a poco prima del virus. Abbiamo vissuto un'esperienza di narcisismo di squadra. Ci siamo sentiti, diciamo così, appartenere ad una nazione. È durato poco perché è subentrata una seconda angoscia. Questa seconda angoscia, nella nostra curva, la chiamiamo angoscia depressiva, e cioè il punto cardine di questa angoscia è il futuro, è l'avvenire. È molto strano,
perché per noi clinici la depressione è una malattia del passato, cioè il depresso soffre del fatto che ha perso le occasioni che avrebbero cambiato la sua vita, ha perso il suo grande amore, ha perso la vitalità dei suoi 20 anni, la vitalità del suo corpo e dunque si accascia. La depressione è un ripiegamento su di sé a partire da una profonda nostalgia del passato. La nostra angoscia depressiva non era di questo genere, era un'angoscia rivolta al futuro. Una domanda la riassume molto chiaramente: ritroverò il mondo come lo conoscevo prima? Ritroveremo tutti noi il mondo come lo abbiamo amato? Questa è la domanda. O rischiamo tutti noi di perdere il mondo come lo abbiamo amato? Come dire, l'oggetto della perdita non era una parte del nostro passato, ma era il nostro futuro, cioè l'esperienza stessa del mondo. E ad incoraggiare, ad infiammare, ad accentuare questa angoscia depressiva era anche il fatto che attorno a noi c'era la morte, che questa malattia si è rivelata come mortale. Morivano i nostri vecchi, soprattutto, morivano le persone più fragili. L'Istat ci ha spiegato che morivano anche le persone più povere, più svantaggiate socialmente. Noi siamo stati circondati, penso alla mia regione, alla città di Bergamo, dove ho insegnato per 7 anni in quell'università. Mi dicono i miei amici bergamaschi che non c'è un solo gruppo familiare che non ha perso una persona. Pertanto, diciamo, l'incidenza violenta della malattia si è rivelata terribile. Ma io stesso nella quarantena ascoltavo infinite volte il suono delle autoambulanze, delle campane e delle autoambulanze, nel silenzio della città. Per cui tutti noi siamo stati immersi in una profonda angoscia depressiva che, ripeto, investe il futuro. Altro dato riportato dall'Istat: si prevede una profonda contrazione delle nascite nei prossimi tempi. È chiaro, perché per mettere al mondo un figlio bisogna avere un'idea del futuro, un'idea dell'avvenire, ma se l'avvenire si è contratto, se non esiste più, se è perduto, è chiaro che viene meno anche lo slancio di poter generare un figlio. E poi l'angoscia depressiva implicava anche la preoccupazione del proprio lavoro, sulla propria famiglia, sulle proprie condizioni di precarietà. Noi non dobbiamo dimenticarci che molti hanno raccontato, secondo me, due bugie. La prima: la lotta contro il virus è una guerra. Non è una guerra, perché il nemico è invisibile, perché il virus è un terrorista. Non è in ogni caso stata una guerra convenzionale. La metafora della guerra è una metafora rassicurante. Magari fosse una guerra dove noi potremmo distinguere con chiarezza l'amico dal nemico, ma questa distinzione è impossibile. Non è una guerra. Seconda impostura: il virus è democratico, non guarda in faccia nessuno, colpisce ciecamente. No, noi lo sappiamo. Nella città di Milano, per esempio, i contagi sono tutti distribuiti nella periferia della città. La maggior parte, ovviamente, le persone che si ammalano, ci ha spiegato l'Istat, sono persone ai margini della società, i più poveri, i più svantaggiati, socialmente i più fragili. Questo virus, si potrebbe dire, come diceva Marx, in ogni condizione di crisi, la crisi può essere un'opportunità, certo. Può essere un'opportunità, ma per i ceti più poveri, più svantaggiati, più marginali, la crisi non è mai un'opportunità, ma è l'accentuazione della diseguaglianza, è l'accentuazione della precarietà. Quindi noi abbiamo vissuto questa angoscia, l'angoscia depressiva, l'angoscia di non trovare più il mondo come lo conoscevamo.
E questa angoscia è ancora presente tra di noi. Questa piazza non è più la stessa piazza. Ritroveremo quella piazza. E allora vediamo la terza angoscia, che è, diciamo così, l'angoscia, potremmo dire, quella che riguarda più questo tempo 2 che stiamo vivendo, una volta chiamato fase 2 per contrapporla alla fase 1 del confinamento. Questa angoscia è l'angoscia del cambiamento. Cosa vuol dire angoscia del cambiamento? Vuol dire che, permettete un giro un po' più largo, vuol dire che l'essere umano è fondamentalmente, porta con sé una doppia anima. Ciascuno di noi porta con sé una doppia anima. Da una parte quella che Nietzsche definiva l'anima marina, cioè noi portiamo con noi l'anima che ama il mare, ama l'aperto, ama il viaggio, ama la libertà, ama l'incontro con l'altro, ama la vita nelle sue differenti forme. Ma noi sappiamo, la psicanalisi lo vede, mostra questa seconda anima che accompagna l'anima marina, che è l'anima che ha paura della vita, che teme il viaggio, teme lo sconosciuto, teme lo straniero, che si difende dalla vita, che si chiude su se stessa, che teme il cambiamento, che teme la libertà. È l'anima fascista che abita ciascuno di noi, perché il fascismo certamente è stato in Italia un ventennio storicamente definito con caratteristiche molto precise, una dittatura spietata che ha portato il paese al macello, ma noi sappiamo come psicanalisti che esiste anche un desiderio fascista, che è quello che ama il chiuso, ama il muro, ama il porto chiuso, ama la sicurezza, preferisce la sicurezza alla felicità. E che dunque questa seconda anima vive ogni esperienza di cambiamento come un turbamento angosciante. La prima anima, l'anima marina, è l'anima della plasticità. La seconda anima, chiamiamola l'anima fascista, è l'anima della rigidità, del rifiuto del cambiamento, del rifiuto della trasformazione. E è questa seconda anima che si angoscia nei confronti della riapertura. Noi siamo nel tempo della riapertura, siamo di nuovo all'aperto, non senza paura. È un'idea sbagliata pensare che c'è stata la fase 1, la fase del trauma, la fase del buio, la fase della chiusura, la fase dell'angoscia persecutoria, e che adesso c'è il 2, la fase dell'apertura, della ripresa, della libertà, del ricominciamento. Non stanno della luce, le cose non stanno mai così. Non c'è il buio da una parte, la luce dall'altra. Non c'è la paura da una parte, il coraggio dall'altra. Non c'è nemmeno la possibilità, come si dice in medicina, quando un corpo si ammala, della restitutio ad integrum, cioè del recupero del corpo come era prima della malattia, perché la malattia ci cambia, ci trasforma. Noi dobbiamo non separare la paura dal coraggio. Non si può separare la paura dal coraggio. Chi è qui, chi è all'aperto, chi ha il coraggio di stare in una piazza, chi nei tempi più bui di questa esperienza ha offerto la propria vita per salvare la vita di altri, non è coraggio senza paura. Il coraggio senza paura è fanatismo. Il terrorista ha coraggio senza paura, i fanatici hanno il coraggio senza la paura. Il coraggio è un modo di trattare la paura, è un modo di avere a che fare con la paura, è un modo di avere a che fare col buio, di fare qualcosa col buio. L'uomo coraggioso
è l'uomo che sa cos'è la paura, che vive la paura. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo, anche la retorica dell'eroismo è, a mio giudizio, una cattiva retorica. Abbiamo conosciuto persone coraggiose, piene di paura, che hanno fatto ogni giorno il loro lavoro con coraggio, piene di paura. Gli eroi sono state anche vittime. Non dovremmo mai dimenticarci di questo, non solo celebrare gli eroi, ma vedere che questi eroi portavano con sé anche una fragilità, erano anche vittime, gettati in prima fila senza la strumentazione necessaria, morti insieme ai loro pazienti. Ecco dunque, il cambiamento non è di per sé un fattore che cura l'angoscia, il cambiamento può provocare l'angoscia. Citavo questo mio paziente guarito dal delirio che ha trasformato adesso la sua casa in una specie di tana. Ama fare le sedute con me in remoto, al computer. Ci sono pazienti che chiedono di incontrarmi, in questi mesi ho lavorato per lo più col computer remoto. Ma poi di fronte ai pazienti che chiedevano di vedermi, ultimamente sto vedendo dei pazienti. Ma lui sta bene e non mi chiede di vederlo, mi chiede di continuare il computer, barricato nella sua tana, sicuro della sua tana. Questa è una tendenza che abita ciascuno di noi e che questo paziente mette in risalto. Ecco, in questo ultimo terzo tempo, noi siamo di fronte alla ripartenza che non deve essere appunto tempo 1 contro tempo 2 contro tempo 1, la luce contro il buio, eccetera, eccetera, ma noi dobbiamo liberarci da un modo di ragionare rigidamente scissionista. La mente democratica, dice un grande psicanalista contemporaneo come Bollas, ragiona per integrazioni. La mente democratica integra il buio con la luce, la paura col coraggio, la ferita con la poesia, la morte con la vita. E allora questo terzo tempo è il tempo in cui noi dovremmo ricominciare. E qui voglio dire alcune cose molto rapidamente, visto che il mio tempo sta per scadere, per dire da dove secondo me dobbiamo ricominciare. Primo punto è dalle relazioni. Perché dico relazione? Perché noi abbiamo fatto esperienza della perdita delle relazioni. Non del tutto, perché come sappiamo a volte ci sono relazioni a distanza, cosiddette, che sono più prossime delle relazioni a vicinanza. C'è una prossimità della distanza, c'è una distanza nella prossimità. Ci sono rapporti, per esempio, di coppie senza più desiderio, c'è prossimità senza una vera prossimità, c'è una prossimità che è una distanza. Poi ci sono invece relazioni a distanza che sono profondamente prossime, ma quello che noi abbiamo vissuto in ogni caso è la perdita della relazione. Mi accadeva in quarantena, quando uscivo a portare il mio cagnolino e si poteva uscire solo per portare il cagnolino in giro a fare le sue cose, mi accadeva di incontrare sul marciapiede un mio simile col cagnolino, due esseri umani in direzione opposte, ciascuno col suo cagnolino e con la mascherina. Capitava frequentemente di incontrarsi così. Qual era il mio primo pensiero quando vedevo la persona arrivare col suo cagnolino? Era l'empatia, la solidarietà, alcuni direbbero la compassione, compatire, condividere, rivolgere la parola, se non proprio poter toccare, abbracciare, condividere il dolore che stavamo vivendo, la nostra città straziata. E però mentre mi veniva questo pensiero e mentre mi veniva di andare incontro a questa persona, il secondo pensiero mi faceva cambiare marciapiede
e pensare ma può essere, io posso essere fonte del contagio, lei, lui può essere fonte del contagio. Questa doppiezza, da una parte io ho bisogno dell'altro, nessuno si salva da solo, dice Francesco a San Pietro, nessuno si rialza da solo, dice il testo biblico. Da una parte io necessito dell'altro, ma dall'altra parte l'altro è sempre fonte di insicurezza, di disagio, di destabilizzazione del mio mondo. Questo virus ha esasperato questa doppiezza, ha mostrato con forza il doppio volto dell'altro. L'altro senza il quale io cado e non mi rialzo, e l'altro che può essere un fattore di perturbazione del mio mondo. Ecco, noi dovremmo ricostruire le relazioni. Questo è importante farlo, e per farlo bisogna reintrodurre una quota di fiducia, di affidabilità. Nelle scuole, nelle nostre comunità, questo virus ha frantumato le nostre comunità. Bisogna ricostruire le nostre comunità mettendo al centro l'importanza della relazione. Questo riguarda anche le organizzazioni produttive. Dovrebbero, per esempio, ridurre gli obiettivi di profitto per dare più valore alla cura delle relazioni, di cui tutti noi abbiamo visto la straordinaria importanza in questo tempo. Secondo punto, bisogna integrare il senso di responsabilità, perché abbiamo visto il sapere scientifico esaurirsi in questi ultimi tempi. Sanno se ci sarà una seconda ondata? Non lo sanno. Sanno come se il virus si è veramente indebolito? Non lo sanno precisamente. Sentiamo opinioni discordanti, eccetera. Cosa sappiamo per certo? Che il virus rallenta grazie ai nostri comportamenti, che la responsabilità inizia laddove finisce il sapere della scienza, che, diciamo così, l'etica inizia proprio laddove il sapere della scienza arriva al suo limite. E allora bisogna tenere insieme la giusta esigenza della libertà col senso della prudenza e della responsabilità. Ho sentito questo sogno, che è un sogno straordinario di come l'inconscio sottilmente ci indica la strada. È un sogno fatto immediatamente dopo la quarantena da una signora che sogna finalmente di dare una cena nella sua casa, finalmente di rincontrare gli amici, abbracciarsi, stare insieme. E mentre è contenta e felice di questa cena e di ritrovare tutti i suoi amici, poi pensa, ma il virus è ancora tra noi, esiste ancora, potremmo contagiarci. E allora nel sogno sogna di ricevere ogni suo amico e, prima di farlo entrare in casa, di donare a lui una coppa d'oro dentro la quale c'è della mucchina. Questo è un sogno meraviglioso, perché è la mente democratica in funzione. Non scinde, non separa, tiene insieme, ma tiene insieme tenendo conto della difficoltà. Voglio concludere con quello che per me è la risorsa che dobbiamo attivare in questo tempo. Io la definisco con una parola molto semplice, certo. Apro una parentesi, non dobbiamo dimenticarci la lezione sulla libertà. La libertà è solidarietà, spero non ce ne dimenticheremo subito. La libertà, se non è solidarietà, è una retorica. Abbiamo imparato l'importanza di un sistema sanitario pubblico presente sul territorio, abbiamo imparato l'importanza in un paese di una scuola che si occupi della formazione, della ricerca, dell'università, abbiamo imparato l'importanza di rispettare la natura. Questo virus nasce dall'offesa umana, dell'antropocentrismo, della violenza ecocida dell'uomo nei confronti della natura. Non viene dai laboratori cinesi, viene dal fatto che noi pensiamo di essere padroni del mondo, padroni della natura, che abbiamo ridotto la natura a un mucchio di rovine, a un luogo di risorse da sfruttare, da depredare.
Ma detto tutto questo, l'indicazione che io vorrei darvi è che noi abbiamo l'obbligo in questa fase per ricominciare di coltivare quello che definirei il pensiero artistico. Cosa fanno gli artisti? Ci danno un insegnamento prezioso. I grandi artisti sono in rapporto alla ferita, sono in rapporto al trauma, sono in rapporto al dolore e hanno la forza di trasformare il trauma in una poesia, di fare della ferita una forma nuova della vita. Noi siamo in questa condizione, dovremmo sviluppare immaginazione, dovremmo lavorare con i resti, dovremmo per esempio ripensare completamente la figura del lavoro, perché questo virus ci ha insegnato che la figura antropologica del lavoro, come la conoscevamo, può assumere forme anche differenti. Dovremmo ripensare la centralità della scuola, ma ci vuole per esempio sottrarre il tema della scuola dal dibattito sulla sicurezza, a cui sembra che il nostro ministro, diciamo, sia attento fondamentalmente solo a quello. Ci sarà il plessigas, quanta distanza, si nomina un commissario della sicurezza nella scuola, ma non si pone il problema di un pensiero della scuola, della centralità che la scuola deve avere in un paese, che la scuola è la condizione del futuro di un paese. E in effetti questo governo, a cui va tutta la mia simpatia, ma devo dire sul punto del ministro della scuola, permettetemi una battuta, ma si deduce l'importanza che un governo assegna alla scuola dalla qualità del ministro che sceglie. Quale autorevolezza intellettuale ha, con tutto il mio rispetto, questo ministro per ricollocare con un pensiero lungo la scuola al centro della vita del nostro paese? Il pensiero artistico vuol dire pensiero dell'inaudito, dell'inimmaginabile. Questo virus è stato un trauma inaudito, inimmaginabile. Ci impone di essere altrettanto inauditi e altrettanto audaci, diciamo così, nel generare, nell'immaginare un mondo differente da quello di prima, un mondo nuovo rispetto a quello di prima. E voglio lasciarvi allora con questa immagine, che non è l'immagine di un poeta, ma per me è l'incarnazione del pensiero artistico, che potremmo anche dire il pensiero della deburocratizzazione, della semplificazione. L'artista sa distinguere l'essenziale dall'inessenziale, non rimane impigliato nella burocrazia, nell'amministrazione. Le istituzioni stesse dovrebbero ritrovare slancio poetico. Noi abbiamo vissuto un lungo tempo in cui le istituzioni sono state denigrate. C'è stato un vento antipopulista, antistituzionale. Invece oggi vediamo l'importanza straordinaria delle istituzioni nella nostra vita collettiva. E quello che Pasolini diceva, le istituzioni sono qualcosa di commovente, di misterioso. Non sono solo il luogo di un'amministrazione burocratica, grigia, corrotta della vita collettiva. Anche le istituzioni devono dar prova di poesia. E allora, l'esempio che vi voglio fare non è un esempio di un poeta, e vi lascio su questo, è l'esempio di un profeta che ho citato in questo periodo in altre occasioni, è l'esempio del profeta Noè. Ce lo ricordiamo tutti, Noè. Ci sono delle somiglianze evidenti tra Noè e la nostra esperienza, una catastrofe ecologica. Il diluvio, le acque che distruggono la terra, tutto il mondo travolto, diciamo così, dallo stesso male. Poi c'è qualcuno che sopravvive, ci sono dei resti. L'arte del poeta è rendere i resti fecondi. Noè sopravvive, sopravvive insieme agli animali, sopravvive insieme a pochi umani. Il suo compito è ricominciare a vivere. E che qual è il primo gesto di Noè? Forse non tutti se lo ricordano, lo vorrei ricordare in conclusione. Il primo gesto di Noè, una volta uscito dall'arca, sopravvissuto, non è quello di
cogliere frutti da un albero, non è quello di restare passivo nella sua condizione di sopravvissuto. Il primo gesto poetico di Noè è quello di piantare una vigna, piantare la vigna. Piantare la vigna è l'atto attraverso cui si fa esistere il futuro, perché il futuro può esistere solo adesso, a partire dai nostri atti. Sono i nostri atti che possono fare esistere il futuro. Il futuro non ci aspetta altrove, il futuro è ora. Questo è un altro insegnamento che vorrei trarre da questa tremendissima lezione. È ora, come le istituzioni rispondono ora al grido di aiuto che proviene soprattutto dalle persone più fragili e più vulnerabili. Nel gesto di Noè c'è un'impresa. Piantare una vigna significa concepire un progetto. Dalla vigna, l'uva, il vino. Noi abbiamo bisogno di tanti Noè, di tanti gesti capaci di piantare vigne, di fare esistere l'avvenire ora. Grazie a tutti.